come prepararsi a Microsoft 365 Copilot? Lo vediamo insieme perché esattamente ieri, oggi è il 22 di giugno, quindi ieri sera, Microsoft ha pubblicato un nuovo annuncio per quanto riguarda appunto Microsoft 365 Copilot, sia per la parte di pricing, di licenze. Non abbiamo ancora un prezzo definito pubblico, però abbiamo ulteriori informazioni molto utili, ma soprattutto anche per la parte un po' più tecnica, quindi per preparare l'azienda, per preparare un po' il nostro ambiente all'arrivo di questa applicazione, questa serie di, diciamo, di improvement che arrivano su Microsoft 365, che sarà spaziale, potentissima per la nostra produttività. Vediamolo insieme. Mi sposto all'interno del mio PC e vediamo quello che è stato il post che ha fatto Microsoft esattamente ieri. E punto numero 1, technical requirement. Allora, Microsoft ci dice questo, che gli utenti di Copilot devono avere come base, attenzione, come base, un'utenza Microsoft 365 e 3, oppure Microsoft 365 e 5, quindi un'utenza con licenza, con una di queste due licenze. E di fatto sono la base, ok? E questo per quanto riguarda il mondo enterprise. Quindi chi vuole utilizzare Copilot deve avere una di queste due licenze. Attenzione, non sono le Office 365 e 3 e 5, ma le Microsoft 365 3 e 5, che c'è una bella differenza. Se vedete un po' qua, c'è anche una piccola nota. Andiamo in fondo, perché c'è scritto bene che per fortuna Copilot sarà utilizzabile anche dalle piccole e medie imprese, cioè tutte quelle aziende che hanno le licenze Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium, anche loro potranno utilizzare Microsoft 365 Copilot come add-on, quindi anche qui la base è una di queste due licenze. E qui notiamo che non è inclusa la Microsoft 365 Business Basic, quindi fondamentalmente chi non ha il pacchetto Office nella sua licenza non potrà usare Microsoft 365 Copilot, ok? Ritorniamo un po' su, sempre nella parte di requirement, ecco, quindi di fatto, sempre riguardo le licenze, questo sarà un add-on, ce l'avevano un po' detto già prima, però sarà una licenza in aggiunta alle Microsoft 365 E3 e 5 per il mondo enterprise e le Microsoft 365 Standard e Premium, Business Standard e Business Premium per il mondo SMB, quindi per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, assolutamente dobbiamo assicurarci che la nostra rete locale riesca a parlare con i servizi di Microsoft per far funzionare Microsoft 365 Copilot. Qui fondamentalmente Microsoft ci rimette il link dove possiamo rivedere tutti gli indirizzi IP da aprire, tutti gli endpoint, gli indirizzi che dobbiamo, diciamo, garantire per un accesso verso internet dalla nostra rete, ma soprattutto ci dice una cosa molto importante, un po' più tecnica, che alcune delle esperienze di Copilot usano WebSocket, che è una connessione particolare che si può utilizzare sui browser moderni, e qua, diciamo, dobbiamo assicurarci che i device che andranno a utilizzare queste funzionalità dovranno avere abilitata questa tipologia di connessione, ok? Molto importante. Un ultimo punto è bisogna abilitare i plugin all'interno del Teams Admin Center. Di default sono abilitati, quindi se non avete modificato niente non dovete fare niente, però per chi di voi ha applicato policy restrittive, policy particolari, le dovete riabilitare, altrimenti Microsoft 365 Copilot non potrà funzionare. E un'altra cosa molto importante che Microsoft ci dice, e questo secondo me è un bel advice, no? Prima di mettere in azienda tool come Microsoft 365 Copilot o magari anche Viva Topics, perché secondo me le cose sono molto collegate, Microsoft ci dice: attenzione ai permessi che avete già dato ai vostri contenuti, no? Perché sapete che sia Copilot che Viva Topics comunque vanno a prendere quelli che sono i contenuti che noi abbiamo già all'interno di Microsoft 365, quindi li vanno a indicizzare per poi utilizzarli. Viva Topics all'interno del Knowledge Center e quindi delle Topic Page fondamentalmente,
e invece Microsoft 365 Copilot per tutte le sue funzionalità di applicazione dei modelli di intelligenza artificiale sulla produttività, ok? E qui di fatto Microsoft cosa ci dice? Fate un bel assessment di questi permessi, della governance che avete fatto finora sull'accesso ai vostri documenti, perché una volta abilitate queste tecnologie, se c'è un accesso sbagliato, magari un documento che dovrebbe essere privato invece ha per sbaglio un accesso a tutte le persone in azienda, è possibile che con Topics o appunto con Microsoft 365 Copilot gli utenti riescano ad accederci. E lì Microsoft non esce che ci può far tanto, nel senso sta all'utente, no? Al cliente, la gestione dell'accesso ai propri contenuti, ok? Molto importante questo. Lato security, privacy e residenza dei dati, Microsoft ci dice a chiare lettere che Microsoft 365 Copilot non usa i servizi di OpenAI, e questo l'avevamo già detto durante uno dei miei webinar, anzi nel webinar in cui abbiamo presentato Microsoft 365 Copilot. E questo è molto importante perché c'è una bella differenza, no? Tra dare i propri dati aziendali a un'azienda di terze parti pubblica fondamentalmente, rispetto che a darli al cloud di Microsoft, in cui diciamo io ho già i miei dati, ho già il contratto di agreement con Microsoft, so che i miei dati sono in Europa o in America eccetera eccetera, e posso gestirne la sicurezza, ok? Quindi qua secondo me c'è un bel punto, diciamo, a favore di Microsoft e a favore di tutto il suo ecosistema cloud, che mette la sicurezza dei dati aziendali al primo posto, molto molto importante. L'ultima parte che ci dice in questo post, che vabbè è scontata perché ormai si è capito che ci saranno proprio delle licenze ad hoc per Microsoft 365 Copilot da aggiungere in aggiunta a quelle 4 di cui abbiamo parlato prima. Come si farà? Come adesso, cioè dall'area billing, licensing dentro admin.microsoft.com. Questo per l'utente amministratore, che ovviamente potrà anche, diciamo, aggiornare gli script PowerShell che magari sono già in essere per l'assegnazione automatica di queste licenze anche per Microsoft 365 Copilot. Ok, ecco, queste sono un po' le novità che Microsoft ci ha detto, molto molto importanti, perché ci hanno dato la base delle licenze per cui Copilot sarà disponibile, e dall'altra ci hanno dato anche informazioni molto molto utili per preparare il nostro ambiente all'arrivo di questo tool, che sarà assolutamente assolutamente più che dirompente. A presto, al prossimo video.